Benvenuti a Dietro la Notizia, l'approfondimento giornalistico di Caserta Sera, con la prima trasmissione dopo la pandemia, almeno speriamo, dopo, possiamo parlare del dopo pandemia. E stasera parleremo, ci occuperemo di sport, per fortuna, con due ospiti illustri, e parleremo della possibile fusione fra Comprensorio Vairanese e Treppini Piedimonte. Tutto questo subito dopo la sigla. Ed eccoci di nuovo in studio. Stasera parleremo delle ultimissime notizie alla vigilia dell'incontro decisivo tra le due società sulla possibile fusione, in attesa di sognare tutti insieme la Serie D. Con noi Pino Matteo, grande tifoso, benvenuto. Opinionista. E benvenuto, bene precisare, benvenuto anche il vice direttore di Caserta Sera, nonché responsabile della redazione sportiva, Emidio Bianchi. Buonasera. Allora, per l'ospitalità cominciamo da Pino. Che cosa pensa di questa fusione? Vabbè, l'abbiamo già detto in tutte le salse, le nostre notti di quarantena, le nostre appunto notti di lockdown dove non c'era un'anima viva nel Piedimonte, abbiamo iniziato a far trapelare un qualcosa che ancora non era concreto, che però stava nascendo. Che dire, io sarei stracontento, ripeto, l'ho detto sempre, non ce ne vogliono gli amici di Vairano, purtroppo loro non hanno colpa e le cose stanno andando così e credo che alla fine andranno così. Piedimonte è una grande piazza, ma a Piedimonte dovremmo aspettare tutto il comprensorio. Certo, non ci aspettiamo 500 tifosi dal comprensorio, però 50 da Sant'Angelo, da tutti i paesini vicini, poi il grosso, è chiaro che spetta a Piedimonte riempire il Ferrante, insomma. Bene, la stessa domanda la farei a Emidio. Ecco, secondo te è una grande occasione? Sicuramente è un'occasione unica sia per il comprensorio vairanese, che è stato gestito in maniera ottimale da Luigi Vega, addirittura due vittorie di campionati consecutivi che hanno portato la squadra in Serie D, e soprattutto per il Treppini che anche quest'anno se l'è giocato fino all'ultimo con una formazione che sul campo ha dimostrato di essere un pochettino superiore e che ha giustamente raggiunto la quarta serie. Per il Treppini ci potrebbe anche essere l'eventuale ripescaggio, ma come diceva giustamente Pino, è opportuna questa soluzione della fusione delle due società, anche per dare lustro a una squadra che altrimenti non sarebbe competitiva in quarta serie. Che ricaduta può avere sul territorio un calcio a questo livello? Guardi, ovviamente è un fatto storico. Guarda Lorenzo, io ho fatto oggi un post appunto su Notte Biancoverde, la ricaduta qual è? Io credo che non ci siano né prologo né organizzazioni varie che potrebbero sponsorizzare il calcio come alla potenza che avrebbe una Serie D. Ricordiamo che se prendiamo il girone marchigiano adriatico, noi arriviamo fino in Emilia Romagna col Matese, con il logo del Matese, arriviamo dalla bassa Emilia, Marche, Umbria, Abruzzo e poi arriviamo a Molise, va bene, insomma, sarebbe. Poi se prendiamo la Sicilia non ne parliamo proprio, prendiamo Sicilia, Calabria, Campania, sarebbe più affascinante, a me mi piacerebbe di più piazze caldissime che hanno fatto la storia del calcio, però l'Adriatico lo vedo. La ricaduta sarebbe incredibile, televisioni, Tele Sicilia, Tele Abruzzo, Tele insomma. Certo. C'è anche la opportunità del girone della Sardegna comunque. Il girone sardo sarebbe con le laziali e con la Campania, stando alle ultime, diciamo, agli ultimi gironi di quest'anno sostanzialmente. Io direi questo, che alla fine si tratta di due società importanti, vincenti. Da una parte abbiamo il presidente Pepe del Treppini, perché adesso dobbiamo ancora parlare di due presidenti fino a quando non si raggiungerà l'accordo. Vincente, ultimamente è una Coppa Italia, ottimo in campionato, anche nei campionati scorsi si è comportato veramente da grossa squadra. Dall'altra parte il presidente Rega, giovanissimo, imprenditore, con una mentalità tutta imprenditoriale, questo è fondamentale per una società vincente. Quindi diciamo che l'unica società adesso ad essere promossa titolare, diciamo, del titolo è in Serie D, quindi potrebbe essere davvero una grande occasione.
Ma come stanno davvero le cose ad oggi, la trattativa? Emilio, La trattativa si era un tantino arenata negli ultimi giorni, ma per fortuna pare che le parti in causa si siano riavvicinate moltissimo e che domani si dovrebbe concludere questa storica fusione tra il comprensorio Valiranese e il Treppini. Dicevi giustamente tu, a proposito del Treppini, se da una parte il comprensorio ha meritatamente vinto un campionato difficile, portandolo a... Vabbè, imbattuto, dai. È imbattuto, sì. Comunque diciamo pure che il Treppini si è comportato benissimo. Il girone di andata addirittura lo ha stradominato vincendo 10 partite di fila. Quindi diamo onore anche al Treppini. Ci mancherebbe, certo. Io parlavo di due presidenti vincenti, due società. Sì, ma indubbiamente la squadra, anche la squadra di Pepe, due Coppe Italia consecutive, una finale persa in malo modo alcuni anni fa, per cui una formazione che accorpata al comprensorio valenese sicuramente dirà la sua. Ecco, c'è un'insidia in questo campionato, al di là della fusione, ma sicuramente speriamo di sì, perché il territorio. La possibilità, ci potrebbe essere la possibilità di giocare almeno le prime partite senza pubblico. Questo potrebbe essere un grosso handicap. Questo è un handicap che dovrebbero appunto assicurare la Lega, cioè Sibilia è il presidente che parla, però a questo punto ancora non concretizza niente. Cioè qui se si fanno degli investimenti e quant'altro per allenatori, giocatori presso l'Ari, qui non stiamo parlando più di target. Ma io credo di eccellenza. Diciamo che da questo punto di vista il terreno di gioco di Piedimonte è molto avvantaggiato, ci sono posti a sedere numerati, per cui una eventuale riduzione del numero degli spettatori, come si è ventilato per i campionati di categoria superiore, potrebbe essere visto anche nella Serie D, magari distanziando un sedilino sì e uno no. Sarebbero troppo pochi comunque, però. Allora, ma diciamo che su 1000 posti a sedere circa. No, sono 8-900, poi ci sono le due alette. Quindi diciamo che 500 spettatori potrebbero ugualmente trovare posto senza creare il problema del distanziamento sociale. Ovviamente dobbiamo anche riflettere sull'aspetto psicologico di giocatori che entrano in campo. Emilio, tu sei stato un calciatore. E che cosa significa giocare a piccoli livelli? Il pubblico, diciamoci la verità, è fondamentale. No? Lo dimostra il fatto che in questi giorni stiamo vedendo le partite del campionato tedesco che sembrano dei veri e propri allenamenti con giocatori che non possono esultare, che si danno il gomito anziché la mano, i panchinari con le mascherine, cioè un calcio, il quarto uomo con la mascherina, addirittura nell'ultimo turno del campionato tedesco è stato ammonito un calciatore che era stato sostituito e se n'è andato in panchina e non ha indossato la mascherina. L'arbitro è andato e gli ha dato la prima ammonizione per mancanza di mascherina. Questa è l'incognita di quest'anno, Lorenzo. L'hai proprio... Pino, tu sei uno specialista di campionati piccolini, cioè, voglio dire del tifo organizzato, quindi è importantissimo. I ragazzi di Ostinatamente Matesini si stavano riorganizzando, purtroppo poi è venuta la pandemia e è saltato tutto. Adesso si stanno riorganizzando, ma ripeto, si accogliono anche i ragazzi dei paesi limitrofi, perché poi sostanzialmente sarà sì, ok, Piedimonte, ma abbracceremo, ripeto, tutto il comprensorio. Quindi io ho già suggerito un mega striscione che prende praticamente metà stadio, uno di quelli tosti, uno di quelli veri. Il tifo già si organizza. Ma uno di quelli che pesano 20 kg, non quegli striscioncini, insomma, uno striscione da Serie D. Ecco, con Ostinatamente Matesine, con i loghi di tutti i vessilli di tutta la nostra zona, e sarebbe un grandissimo spot. Problema stadio. Stadio abbiamo detto in ottime condizioni, ma ha bisogno di qualche ritocco. Ci sono dei ritocchi da fare in vista degli spazi in cui devono andare i sostenitori della squadra di casa e gli ospiti. Ci sono dei lavori da fare, alzare la rete, quella divisoria delle due tifoserie, l'illuminazione. Rinforzare la rete di protezione del campo, anche se io
sono uno di quei fautori che secondo il quale praticamente la rete è un incentivo a saltarla e andare in campo. Ad Agnone non c'è la rete di recinzione, come pure In alla molti Juventus campi. Stadium, e non risulta che qualcuno abbia mai tentato di oltrepassarla. Infatti, molti stati svizzeri, sia di Sì. squadre diciamo delle Ma grandissime. se tu vedi gli altri sport, la palla a canestro, la palla a volo, ma chi si sognerebbe di mettere la rete di recinzione? È finito il tempo di quelli che si arrampicavano sulla rete, ce n'era Sì, uno Agnone c'è un famoso. campo, addirittura la rete c'è praticamente un parapetto che tu ti metti, però è stato Ma fatto tutto un progetto prima. questo è una, secondo me le reti di recinzione sono più un incentivo a superarle che non servono a niente. Diciamo che ci sono tutti i requisiti. Adesso io volevo fare questo, Manca poco, a manca chiusura poco. di tutto questo volevo che lei, Pino, Io mandasse un Pino. messaggio Beh, al io presidente Rega, mentre allora invece Emiddio a Pipe. io ho 56 anni, quindi ne ho viste un po' di squadre, ho visto un po' di Pienoni, gestione Ferrante e quant'altro, però lo dico, non se la deve prendere nessuno. Io in Rega vedo l'allora che ero piccolissimo, signor Angelo Radice, il figlio del compianto ex cotonificio delle Stelle, quando lui fece la squadra a Piedimonte. E in questo lasso di tempo vedo proprio in Rega un imprenditore del genere. Certo va supportato con il gruppo di Piedimonte, perché lui vuole fare una cosa tutto insieme, quindi con i vari Maurizio Costarelle, Marcello Pepe, Carlo Loffreda e tant'altro. Però, ripeto, io vedo questi 50 anni, io vedo Rega un qualcosa che è mancato forse a Piedimonte, perché poi quando ci vuole quella marcia in più, purtroppo, almeno per questi livelli, a mio avviso ci vuole. Non credo che qualcuno se la prenda, ma è così. Imprenditore importante, Assolutamente, assolutamente. Bisogna imprenditore lavorare per dispersore. portare a Piedimonte, ma noi Lui però. stravede per Piedimonte, una piazza importante, Esatto. quindi c'è tutto quello che ci deve essere. Non ci possiamo impantanare Diciamo in che sono due questioni. presidenti piedimontesi, Sì, infatti lui ma mi diceva oggi. lui ha detto bene di Rega, ma io vorrei dire anche una parolina a favore di No, ma no, ci mancherebbe. Marcellino Hanno fatto Pepe, 7 anni di perché storia sì, piccolo. Però purtroppo quando arrivi a certi sì, a livelli, certi livelli insomma. ci vuole il classico uomo imprenditoriale che riesce a portare soldi freschi alla società. Ma no, catalizzare interessi generali, no, io dico, ripeto, onestamente. Rega, oltre che essere un presidente, è uno che entra nello spogliatoio nel senso vero della parola, insomma, è un trascinatore, ma cosa che sapeva fare anche Pepe, magari in un modo più soft. Ma io devo dire questo, ho parlato oggi con il presidente, per caso, con il presidente Rega. E devo dire che appunto ho trovato una persona, innanzitutto un imprenditore deciso, chiaro nelle idee, nelle strategie che vuole adottare. Innanzitutto un grande entusiasmo, soprattutto ancora una volta mi ha detto: Lorenzo, dobbiamo parlare di Matese. Mi ha fatto capire, non di Vairano né di Piedimonte, dobbiamo parlare di Matese. Quindi dobbiamo andare avanti con questo progetto. Lui è il primo che ci crede e devo dire la verità anche io, perché si tratta di due persone che hanno delle qualità importanti, lo hanno dimostrato in questi anni, sia Pepe sia Rega. Rega adesso vuole fare una squadra, mi faceva capire che non deve essere una squadra, una società giusto per. Pare che proprio in questo momento siano già andati da qualche parte a pizzicare Sondare, qualche sondare, cartellino di sondare. giocatori importanti. E questo già è un segnale che diciamo qualche giornale, parte della stampa, ha messo un po' di pepe dicendo che tutto stava saltando. Noi abbiamo parlato ieri di un nostro pezzo che abbiamo fatto, dei dubbi che ci stava un po' di freno nella trattativa, però poi si è Vabbè, parlato. Infatti siamo agli inizi. io mi sono dimenticato anche Comunque, in quel, perché quest'anno è arrivato a collaborare con Treppini anche Filippo Inglese, che poi era nata la sua, quindi vorrei menzionarlo anche perché poi il più grande di tutta questa. comunque Un uomo di quando, calcio, è un uomo di calcio, quando si quindi. fa un matrimonio è meglio che tutti i nodi vengano al pettine prima del Certamente, ma classico così deve sì. essere. Sì, Il altrimenti fidanzamento esiste per questo, no? No, ma ripeto, appunto. io l'ho detto anche nelle notti di quarantena. Ok, potrebbe anche il Treppini avere la titolarità fra qualche giorno con questi coefficienti e compagnie, però
Però il problema è come si affronta da soli, cioè un campionato del genere è difficile, è importante, cioè, non lo so, poi ripeto, ognuno può valutarla come vuole, però io credo che è un matrimonio che è assolutamente in grado di... Sa da fare. Sa da fare, insomma. Quindi dobbiamo, non ci resta altro che dire ancora una volta sia a Pepe che a Rega di unirsi, mettersi insieme, cercare di trovare degli accordi, alcune cose... nascono sempre, delle difficoltà ci sono sempre, ma è giusto che nascono prima che avviene poi il nero, come si dice, su bianco. Allora penso che Piedimonte, il Matese, noi aspettiamo genere, voi per una consacrazione domani o domani, dopodomani, quando ci sarà questo, diciamo, questo... Io dico che il territorio, il nostro territorio, il Matese, l'Alto Casertano, ha bisogno di un calcio di questi livelli. Adesso è la grande occasione. Bene, la nostra trasmissione termina qui, grazie a voi che ci avete seguiti da casa, ai nostri ospiti e naturalmente alla regia. Alla prossima, sigla!